una cosa, un po' di giorni fa abbiamo suonato in provincia di Cuneo, un paesino piccolissimo, che hanno organizzato un concerto come questo, e praticamente parlando con gli organizzatori mi ha detto che ci stavano raccontando come è stato bello che tutti i paesini intorno, anche di diversi comuni, però sempre piccole realtà, avessero aiutato all'organizzazione. Un comune aveva offerto le transenne, un altro comune aveva portato le sedie, un altro comune aveva messo gli stand, le cose, insomma l'unione ha fatto sì che fosse stata una bella serata, cosa che non avviene in questo paese, perché qua ancora ci sono delle invidie clamorose, delle situazioni un po' particolari, che è un peccato, perché un paese come questo, con un mare così da salvaguardare, perché alla fine fa schifo pure il mare a momenti, insomma sarebbe il caso che questo paese facesse un piccolo passo e crescesse un pochino, perché magari questa sera poteva essere anche la serata della festa di Sant'Anna con i fuochi d'artificio, magari portavo i miei colleghi a vedere lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Insomma è un peccato, è un peccato, perché di solito l'unione fa la forza, l'unione di più gente, le cose vengono organizzate meglio e gli spettacoli hanno un maggior risultato. Quindi speriamo che questo paese piano piano cresca. Grazie. Bello che hai detto, Sergio. E ti posso promettere, a parte l'applauso di questo pubblico fantastico, che la prossima volta verremo a casa tua. E sia in piscina che a mangiare e anche a dormire, così in pace. Ok. Grandi risaie e filari di pioppi. Che sia, ma è il paese dove siamo nati, la gente chiusa, è un poco scontrosa, ma quando senz'altro dei posti migliori, ma è il paese dove sono nato. Mai sono le sue pene. Corpo, ma è paese dove siamo nati, ricordi antichi, sono le memorie, nel cervello, nel cuore, fuori, ci sono dei cuori, ma se non sono